Dalla WISP, pillole di movimento, anche in valle arriva la campagna per combattere la sedentarietà attraverso un mese gratuito di attività fisica con alcune associazioni sportive. Anche in Valle d'Aosta arriva la campagna della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che promuove l'attività fisica. Con data di scadenza e grafica ammiccante, a prima vista sembra una confezione di farmaci, ma all'interno non troviamo pillole né compresse, solo un coupon nella veste di uno speciale bugiardino, veicolo di una grande verità. Tornare a vivere grazie allo sport può essere un rimedio. Soprattutto dopo i lunghi mesi di inattività fisica e ricadute psicologiche della pandemia da Covid-19, aggiunge la triatleta olimpionica e argento con Anna Barbaro alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, Charlotte Bonnen. È la testimone alpina di Pillole in Movimento, l'ultima campagna dell'Unione Italiana Sport per Tutti per la Valle d'Aosta. Spero che questa iniziativa venga compresa, tante persone si avvicinino e capiscano l'importanza dello sport, l'importanza che ha su di noi, sul nostro umore a 360 gradi. Provate, dice allora la WISP, offrendo un mese gratuito di attività fisica, in palestra, in acqua o all'aperto, con alcune associazioni sportive del territorio. Tutto per mezzo di un coupon ripiegato in una scatoletta. 10.000 quelle in distribuzione in Valle d'Aosta fino a fine maggio. Per ora in alcune farmacie di Aosta e dintorni, nelle sedi USL di Via Guido Rey e Saint-Pierre e negli ambulatori medici. Là dove c'è un grande pannello bianco-verde della WISP. L'iniziativa coinvolge quest'anno 17 regioni e oltre 200 comuni d'Italia, dopo 10 anni di vincenti edizioni a Bologna. A Bologna diciamo che è un riscontro fantastico, hanno pienamente raggiunto gli obiettivi. Per esempio le scatole appena escono già vengono esaurite. L'entusiasmo di Bologna ha contagiato anche noi, confessa Sonia Sopranzi, responsabile del progetto per la WISP Valle d'Aosta, che per un ristretto numero di persone in difficoltà ha stretto convenzioni per il rilascio gratuito del certificato di idoneità fisica. Sulle garanzie anti-Covid nelle strutture sportive aderenti si esprime infine il segretario generale della WISP Valdostana, Carlo Finessi. È una prerogativa, cioè per poter fare attività sportiva devi rispettare il protocollo Covid della WISP.